Un posto al sole, interviste e biografie. Serena Cirillo e Giulia Poggi. La grande passione di Miriam Candurro. Miriam Candurro, l'attrice che, da circa un decennio, veste i panni di Serena Cirillo, si è confessata, in una recente intervista, ove ha ammesso, di avere una seconda, grande, passione. L'attrice, infatti, ama moltissimo leggere e scrivere. Miriam ha frequentato il liceo classico e, mentre stava per laurearsi in lettere, ha iniziato a fare provini per il cinema e la televisione. Dopo aver intrapreso la carriera di attrice, ha accantonato per un po' la sua passione per la scrittura, ma l'occasione per riprenderla è avvenuta durante i mesi del lockdown, legati all'emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso. La Candurro ha così redatto una sorta di diario giornaliero, ascoltando, tramite web, gli sfoghi, i dubbi e le paure delle persone a casa. È nato così un blog intitolato Mille chilometri rossi. Inoltre, già qualche anno fa, la donna aveva scritto un libro autobiografico e, nell'intervista, ha annunciato che, prima o poi, ne redigerà un altro. Riguardo al contenuto e dalla tematica che verrà trattata, vige però, ancora, l'assoluto riserbo. Presto, vi daremo indicazioni più precise. Anticipazioni Un posto al sole. Biografia. Ecco chi è e cosa fa nella vita privata l'attrice Marina Tagliaferri. L'amatissima Giulia Poggi. È uno dei volti più noti, amati e stimati della soap napoletana. Di chi stiamo parlando, se non di Marina Tagliaferri, che nella serie interpreta Giulia Poggi, protagonista, nelle ultime puntate, della vicenda riguardante le truffe romantiche. Chi è e cosa fa la nota attrice e doppiatrice italiana? La Tagliaferri è nata a Roma il 13 dicembre 1953. E si è appassionata, fin da adolescente, al mondo della recitazione, grazie ad alcuni spettacoli organizzati dalla scuola che frequentava. Finite le superiori, si è iscritta all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e qui si è catapultata con passione nel mondo del teatro, lavorando al fianco di Carmelo Bene, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Enrico Maria Salerno e Giorgio Albertazzi. Dal 1988 al 1994, Marina Tagliaferri si affaccia, invece, al cinema, collaborando con grandi nomi, quali Ugo e Ricky Tognazzi, nel film Arrivederci e Grazie, ma anche insieme a Stefania Sandrelli e da Micheline Presley, nella pellicola Mignon è partita. Qualche anno più tardi, lascia il cinema per dedicarsi alle serie TV. Nel 1996 arriva il vero successo dell'attrice, grazie alla soap Un posto al sole. E dal ruolo che le viene affidato, quello della dolcissima e sensibilissima Giulia Poggi. Marina, in quegli anni, partecipa anche a numerose fiction, molto seguite in Italia, come Linda e il brigadiere, Un prete tra noi, I delitti del cuoco e Che Dio ci aiuti. Oltre alla recitazione, la Tagliaferri è anche una famosa doppiatrice. Ha avuto l'onore ed il piacere di doppiare celebrità di fama internazionale come Whoopi Goldberg, Annette Bening, Meryl Streep, Joy Behar e la cantante Mariah Carey. Proprio come la sua Giulia, Marina è molto attiva nel sociale. Fa parte della fondazione Piccolomini, che si occupa di sostenere attori anziani al termine della loro carriera oppure in difficoltà. Inoltre, ama la natura ed ha un cagnolino che adora tantissimo. Tra le sue passioni figura il golf, lo sci ed il pianoforte. Marina, inoltre, adora la radio ed infatti ha condotto diversi programmi radiofonici. Marina ha scritto anche un libro di ricette intitolato Un posto a tavola.
chiaro riferimento alla soap partenopea. Nel libro vi sono anche alcuni aneddoti della sua vita, sia privata che professionale, con tanti scatti d'epoca riguardanti la sua famiglia. Marina non è mai stata sposata, né ha avuto figli, confessando di dovere molto a Giulia Poggi proprio per aver vissuto, con lei, la possibilità di essere mamma. Riguardo ai suoi amori passati, l'attrice ha confessato, in una intervista, di aver avuto una relazione fugace con l'attore Massimo Ghini quando era poco più che diciassettenne. Con Massimo ha un rapporto d'amicizia speciale ancora oggi. Marina ha rivelato, inoltre, di essersi guadagnata il ruolo che interpreta ad Un posto al sole in maniera casuale. Ha ammesso che, non solo, non si era recata in tempo nella sede della produzione per sostenere il provino, ma stava anche per rifiutarlo. Infine, in una puntata de La vita in diretta, la Tagliaferri ha raccontato di come spesso i personaggi della soap di Rai 3 abbiano un impatto forte sul pubblico a casa. L'attrice, in quella occasione, svelò che una assistente sociale le disse che Un posto al sole, grazie alle tematiche di brulicante attualità affrontate con molto tatto e dedizione, diede la forza ad una donna, vittima di violenze, di uscire dal tunnel in cui si trovava. Il personaggio di Giulia, molto presto, riceverà una notizia attesa da tempo. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo seguendo i prossimi appuntamenti. Occhio alle nuove puntate, dunque. Anticipazioni Un posto al sole, prossime trame. Due ritorni dal passato. Ecco una news che, sicuramente, regalerà forti emozioni ai fans di Un posto al sole. Già un po' di tempo fa si vociferava che avremmo assistito all'entrata in scena, o meglio, al ritorno, di alcuni personaggi. Le anteprime di Un posto al sole indicano che, già nelle prossime settimane, assisteremo agli ingressi degli attori Massimiliano Buzzanca e Mariella Valentini. Del primo non si sa ancora nulla. Non sappiamo che tipologia di personaggio andrà ad interpretare. Quanto alla Valentini, sappiamo invece che vestirà i panni di Barbara Filangeri, una donna che interagirà moltissimo con Alberto Palladini. E non è tutto. Vi anticipiamo che, stando ad alcune voci di corridoio, con il nuovo anno potrebbero riapparire, a Palazzo Palladini, due volti giovani, ben noti, che mancano già da un po' di anni, ormai, in quel di Napoli. Di chi stiamo parlando? Le loro identità, al momento, sono rigorosamente top secret. Ne riparleremo a breve. Restate sulle nostre frequenze. Anticipazioni Un posto al sole. Puntate di novembre 2020. Il coraggio di Giulia. Tra le vicende di Un posto al sole, che, in questo periodo, più ci stanno appassionando, figura sicuramente quella riguardante la truffa romantica che il falso Marcello Sermonti ha perpetrato ai danni di Giulia. L'uomo l'aveva corteggiata e fatta sentire importante, in un momento di grande fragilità emotiva. E, facendo leva sulle sue difficoltà in campo economico, era riuscito a sottrarle una ingente quantità di denaro. Questa trama, che tanto ci ha regalato contraccolpi, nella passata stagione di Un posto al sole, è stata ripresa dagli autori, di recente. E stiamo vedendo, già da qualche puntata, la Poggi, impegnata ad affrontare, in prima linea, il truffatore. Dopo aver scoperto, casualmente, che Marcello si chiama, in realtà, Marco Modica e che lavora presso una emittente locale, la donna si è presentata al Losco Signore, affrontandolo con grande coraggio. Successivamente, ha compiuto il secondo passo: denunciarlo alle autorità competenti.
Purtroppo, però, Giulia non è riuscita ancora a trovare delle valide prove per incastrare lui ed il suo complice. Bene, tutto lascia supporre, però, che si arriverà ad una grande svolta. La Poggi, infatti, che cosa farà molto presto? Aprirà dei profili social, sperando di essere nuovamente contattata dall'uomo. Poi, parteciperà alla trasmissione radiofonica di Michele Saviani per raccontare la sua dolorosa esperienza, nella speranza anche di aiutare altre donne che si trovano, magari, nella sua stessa situazione. Ma non solo. Continuerà imperterrita con le sue ricerche e con i suoi tentativi di acciuffare il colpevole e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Ci riuscirà? Quel che è certo è che le cose si metteranno davvero male per la nostra amata protagonista, in quanto Marco farà un passo che avrà dure conseguenze per lei. Ma non solo. Gli spoiler poi aggiungono che la nostra eroina riceverà anche una notizia inaspettata. Di cosa si tratterà? Appuntamento ai prossimi spoiler per approfondire. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.